Mancato tutto, devo dire la verità. È stata una partita dove siamo stati un po' presuntuosi, dove non abbiamo messo in campo coraggio, grinta e determinazione. Sì, abbiamo provato a giochicchiare, abbiamo giocato, abbiamo creato anche secondo me delle buone situazioni per fare gol, però poi dopo ci è mancato quel qualcosa in più per portare a casa il risultato. Credo che comunque sotto l'aspetto del gioco qualcosa abbiamo fatto, ma dal punto di vista caratteriale siamo venuti meno. Purtroppo in queste squadre così giovani purtroppo può succedere questa cosa. L'importante è che comunque la prendiamo in considerazione, sappiamo qual è stato il problema e cercare di non ripeterlo più. Dobbiamo capire che se siamo sempre sul pezzo possiamo fare il risultato contro chiunque, altrimenti invece il contrario possiamo perdere contro chiunque. È un derby, quindi come tutti i derby vanno affrontati nella maniera giusta e con la giusta determinazione. Adesso analizzeremo il perché di questa situazione che si è venuta a creare quest'oggi e cercheremo di mettere in pratica domenica i giusti correttivi perché comunque sarà una partita molto insidiosa. Ah, è una prestazione importantissima. Ha vinto la squadra che l'ha voluto di più. E eravamo spinti da motivazioni forti che andavano ben oltre tutte le problematiche che abbiamo avuto e che abbiamo, perché poi questa è una squadra che praticamente è un mese che è orfana di Maurizio. Il capitano è uscito Valentini per uno stiramento. E abbiamo avuto tante vicissitudini e tanti episodi sfortunati, compreso il rigore di De Marco, il primo nel suo sbagliato, no? E nonostante questo, poi la squadra ha dimostrato un grandissimo carattere, una verve straordinaria. E le ho detto a fine primo tempo che resistere quando in tanti si aspettano di vederti mollare è la vera forza nella vita. E oggi abbiamo dato la dimostrazione di grande forza, non concedendo all'avversario praticamente nulla mai. E poi credo che la vittoria meritata per quanta voglia ci abbiamo messo, insomma, abbiamo sbagliato ancora una volta un po' troppo tecnicamente, però la squadra sta acquistando solidità, sta acquistando sempre più fiducia e oggi c'è solamente da dire bravo a sti ragazzi, a sto gruppo che stanno resistendo oltre ogni difficoltà e lotteremo fino all'ultima giornata per la permanenza in questa categoria, insomma, chi vuole vincere con noi deve sputare sangue da qui alla fine. Storia importante, penso alla fine meritata, ma soprattutto perché davanti avevamo una squadra che per me è una delle squadre che gioca meglio a calcio in questo girone, l'ho vista tante volte e quindi avevo tanta paura di questa partita, però siamo stati bravi a non demordere e a portarla a casa, penso anche con merito. Io penso che una cosa che questa squadra abbia dimostrato, sulla quale lavoriamo e ci teniamo molto, credo sia proprio l'aspetto morale e l'aspetto del valore umano al quale noi diamo veramente grande importanza. E questo ci ha aiutato in tanti momenti, ci aiuterà in altrettanti difficili, però penso che questa è una squadra che abbia una grande anima e quindi lavoriamo su quello. Andrea ha sbagliato il rigore, poteva essere una mazzata, perché lo è stata comunque. Però i ragazzi non hanno mollato un centimetro e hanno dimostrato, insomma, che ci siamo e andremo avanti con grande convinzione.